In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Carissimi fratelli e sorelle, ci ritroviamo per commentare insieme la pagina del Vangelo che ci accompagna in questa domenica. Siamo alla domenica del Corpus Domini, siamo abituati a chiamarla così, con questa espressione latina: il corpo e sangue del Signore, il mistero della Santa Eucaristia. In questa giornata, dunque, la nostra riflessione, la nostra considerazione, direi il nostro sguardo, si concentra su questo grande e meraviglioso mistero, che è il mistero della Santa Eucaristia. Attraverso questo mistero Gesù ha deciso di rimanere presente fino alla fine dei tempi, insieme con i Suoi discepoli. Il mistero dell'Eucaristia ci ricorda che la nostra fede è che nel pane e nel vino che vengono consacrati sull'altare noi troviamo la rappresentazione misterica ma reale del corpo e sangue del Signore Gesù Cristo. Gesù si rende presente per diventare nostro cibo, per essere nutrimento per il nostro cammino. Noi sappiamo che se vuoi vivere devi mangiare, altrimenti non vai da nessuna parte. L'organismo che non mangia prima o poi deperisce e giunge alla sua fine. Allora è come è nella nostra vita fisica del nostro corpo, così ugualmente è per la nostra vita spirituale, per la nostra vita evangelica. Per vivere il Vangelo bisogna nutrirsi di Vangelo. E il Vangelo che si fa nostro cibo è appunto Gesù nella Santa Eucaristia. Ebbene, la pagina del Vangelo che viene letta in questa domenica dedicata al mistero del corpo e sangue del Signore, la pagina del Vangelo ci racconta una storia che noi conosciamo bene, chissà quante volte l'abbiamo letta e meditata, però in questo contesto torna propizia questa pagina a farci fare riflessioni appropriate in questo giorno dedicato al mistero del corpo e sangue del Signore, della pagina della moltiplicazione dei pani. Il racconto di San Luca si apre col ricordarci che Gesù parlava alle folle e guariva quanti avevano bisogno di cure. E le folle non si stancavano mai di sentirlo, di ascoltarlo. Tanto che Gesù un giorno vede che si è fatto tardi, dopo una giornata intera dedicata alla predicazione e all'annuncio, il giorno cominciava a declinare, si cominciava a far tardi. E allora i dodici, interpretando al loro pensiero, interpretando la situazione, dissero a Gesù:
Beh, adesso basta, hai parlato per tutta la giornata, adesso congeda la folla. Salutalo, salutali, mandali a casa, perché andando nei villaggi e nelle campagne possano alloggiare e trovare cibo, perché il luogo in cui si trovavano era deserto. Ma stranamente, dietro a questa proposta, Gesù risponde in maniera imprevedibile, che loro non potevano nemmeno immaginare, perché dice: voi stessi date loro da mangiare. Gli apostoli avevano detto: mandali via perché possano andare a mangiare. No, no, dice Gesù, voi stessi date loro da mangiare. E naturalmente gli apostoli si vedono affidare un compito che ritengono di non essere assolutamente in grado di svolgere. Come facevano a far mangiare tutta quella gente? Infatti presentano a Gesù la difficoltà. Avevano saputo che c'era un ragazzino che aveva 5 pani e 2 pesci, per cui quando Gesù dice date voi stessi loro da mangiare, loro dicono a Gesù: ma c'è solo qui un ragazzino che ha 5 pani e 2 pesci, e a meno che non andiamo noi a comprare i viveri per dar da mangiare a tutta questa gente. Dunque c'è una situazione oggettivamente che rende impossibile quello che Gesù aveva chiesto: date loro voi stessi da mangiare. E si premura di raccontarci Luca, l'evangelista: c'erano infatti 5.000 uomini. 5.000 uomini sono una folla enorme, immensa. Probabilmente l'avrà anche un tantino gonfiata, ma comunque ci vuol dare l'idea di una folla davvero enorme. Come si fa a dar da mangiare a 5.000 persone con 5 pani e 2 pesci? Impossibile. Ma Gesù, continuando a sorprendere i suoi discepoli, fateli sedere. Fateli sedere a gruppi di 50 circa. Dunque questa moltitudine immensa viene fatta sedere, siamo su un prato, a gruppi di 50. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, diede la benedizione, alzò gli occhi al cielo, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. E ci dice San Luca, tutti mangiarono a sazietà e addirittura furono portati via i pezzi loro avanzati. 12 ceste, tutto è simbolo, questo numero 12 che torna ad indicare le 12 tribù di Israele, dunque ad indicare la destinazione di questo prodigio, che è il popolo di Dio, il popolo dell'antica alleanza, ma anche il popolo della nuova alleanza che siamo noi. Ecco, 12 ceste, tutti furono saziate e avanzò anche in abbondanza. Che significa questo prodigio che Gesù ha compiuto? Loro avevano detto a Gesù: manda la gente a casa a mangiare, e Gesù invece aveva detto: date voi da mangiare. Gesù con questo miracolo prefigura, loro in quel momento non l'hanno capita, dopo, quando tutto sarà accaduto, mistero dell'Eucaristia, capirono che questo prodigio aveva proprio questo scopo, quello di preparare gli animi a comprendere il grande prodigio dell'Eucaristia. Nel momento in cui Gesù si fa mistericamente pane per nutrire gli uomini. E se il pane materiale nutre il nostro stomaco, Gesù, pane spirituale, nutre il nostro cuore, la nostra mente, la nostra vita, ci dà motivi alti per vivere, ci dà valori alti ai quali aggrappare la nostra vita, e ce li dà facendoceli mangiare, perché dice nella notte della cena: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è dato in sacrificio per voi.
Anche nella sera della cena gli apostoli capirono ben poco di quello che stava succedendo. Dopo, alla luce della Pasqua, hanno riletto tutti questi avvenimenti e hanno compreso qual è l'insegnamento che Gesù aveva dato loro e voleva continuare a dare loro e continua a dare a noi. Qual è l'insegnamento? Che Gesù è il pane della nostra vita. L'Eucaristia ci rimanda alla vita. La devozione, l'amore all'Eucaristia non è soltanto una devozione liturgica. Partecipiamo alla messa con devozione, facciamo una bella comunione e ci sentiamo soddisfatti spiritualmente. Oggi diciamo, sono andato a messa, ho fatto la comunione, ho pregato Gesù, Gesù è venuto. E dopo? Quello è sempre un momento di generazione cristiana. Attraverso l'Eucaristia noi veniamo continuamente rigenerati alla vita della fede. Non facciamo la comunione per devozione, ma facciamo la comunione perché sentiamo di aver bisogno di un pane che ci nutre e ci rende forti nella fede e ci rende capaci di testimoniarlo nelle scelte concrete poi che la vita ci chiede di fare momento per momento, nella casa, nella famiglia, no? Nelle amicizie, nel lavoro, anche nel divertimento, sempre. Se noi siamo nutriti di questo pane, noi abbiamo le energie necessarie per vivere secondo il Vangelo. Quello che accade tante volte, purtroppo ce lo dobbiamo dire, è che talvolta la vita sacramentale è sganciata dalla vita della fede, dalla vita di tutti i giorni. Viviamo momenti di preghiera, di devozione molto intensi, ma poi, lasciata la Chiesa, finiti questi momenti, la vita scorre senza Vangelo, quasi che non ne abbiamo più bisogno. Viviamo le nostre devozioni per salvarci l'anima, diciamo, ma poi non viviamo il Vangelo nelle scelte quotidiane, nelle parole che diciamo, nei comportamenti che intraprendiamo, in tutto ciò che la vita ci chiede come risposta di impegno. Ecco, cari fratelli e sorelle, il giorno del Corpus Domini è il giorno in cui siamo chiamati a ritrovare la gioia di avere questo pane che ci nutre, che ci rende più forti, che ci rende più buoni, che ci rende più somiglianti a Cristo. Gesù una volta, proprio parlando del mistero dell'Eucaristia, disse queste parole: chi mangia di me vivrà per me. Ecco, cari fratelli, l'augurio che vi faccio è proprio questo, che accostandoci alla comunione, facendo la comunione, noi ci nutriamo di Lui e Lui diventa allora vita della nostra vita e noi diventiamo tutti un'Eucaristia vivente. E ci accorgiamo che se è vera Eucaristia, ogni pane consacrato sull'altare dal sacerdote nella messa, altrettanto vera Eucaristia è anche ogni nostro fratello, perché in lui il Signore manifesta la sua presenza. Gesù l'aveva detto: avevo fame e mi avete dato da mangiare. Quando, Signore? Quando un povero è venuto, ha steso la mano e ha chiesto aiuto, ero io. Allora, ecco, il mistero dell'Eucaristia ci rimanda non soltanto a una devozione da coltivare, ma ci rimanda a delle scelte di vita attraverso le quali saper vedere il Cristo presente nella vita, nella storia, negli altri, accoglierlo, aiutarlo se ha bisogno d'aiuto e diffondere questa gioiosa certezza che il Signore, proprio attraverso il mistero eucaristico, è presente nella nostra vita. Piuttosto, ecco, l'invito che faccio è a tanti che non usano fare frequentemente la comunione. L'invito che faccio invece è a recuperare la gioia di nutrirci di questo pane. Se Gesù ce lo ha dato, vuol dire che la sua gioia è nutrirci. Sarebbe strano che Lui ci dà il pane e noi diciamo no grazie, so fare senza. No, non possiamo
non dobbiamo fare senza di questo pane, dobbiamo nutrirci con frequenza, con devozione e con amore, sapendo che, come diceva Gesù, chi mangia di me vivrà per me. Ecco, cari amici, buona festa della Santa Eucaristia in questa giornata. Nelle nostre contrade si fa la processione del Corpus Domini, si porta in processione il corpo del Signore, anche qui nella nostra città, ma penso un po' dappertutto. Ecco, viviamo questo momento con grande devozione e con grande amore al Signore. E come Cristo nel suo sacramento attraversa le nostre strade, così noi dobbiamo portare nella vita e con la vita il Cristo sulle strade dell'umanità. E questo è l'augurio con il quale vi saluto. Buona domenica. Signore del cielo e della terra, che ci raduni in festosa assemblea per celebrare il sacramento pasquale del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che nella partecipazione all'unico pane e all'unico calice impariamo a condividere con i fratelli i beni della terra e quelli del cielo.